Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con Linea Rovente, oggi 8 marzo, la giornata internazionale della donna e quindi in diretta dai nostri studi abbiamo deciso non di realizzare una puntata celebrativa della donna parlando appunto di festeggiamenti piuttosto magari che di commemorazioni, perché non è così che vogliamo parlare dell'universo femminile, non ci appartiene. Abbiamo deciso invece di puntare l'attenzione su un altro degli aspetti che riguarda sicuramente per lo più le donne, ma a volte anche gli uomini. Parliamo di molestie sul lavoro e ci chiediamo come difenderci da donne, ma anche e soprattutto da lavoratori. E allora per porre l'attenzione su questo importante argomento e tema abbiamo chiesto l'intervento all'avvocato Bianca Zuppi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Alessandra, grazie a te di avermi chiamato. Un argomento scottante che in termini numerici a livello globale fa rabbrividire. Noi abbiamo dato insieme, avvocato, uno sguardo ai numeri, parliamo ovviamente nello specifico magari di numeri rispetto alle donne, milioni sono quelle che sono proprio interessate dalle molestie sul luogo di lavoro. Sì. La domanda è perché? Perché non è facile rispondere, perché ci sono tanti uomini o tante donne che pongono in essere molestie nei confronti del collega o del dipendente. Piuttosto la quantità numerica è rilevantissima, impressionante, perché negli ultimi 3 anni parliamo di un dato pari al 15,6% delle donne che hanno subito molestie sul posto di lavoro, molestie a sfondo sessuale, molestie o ricatti. Il numero meriterebbe l'approfondimento che hai suggerito con la domanda, perché? Cioè, ancora ci chiediamo perché succedono tanti episodi di femminicidio, perché un genitore ammazza i figli? Queste sono domande a cui un semplice avvocato come me non può rispondere facilmente, perché è veramente difficile con un'indagine sociale, psicologica importante, fuori dalla mia portata. Sicuramente ci sono dei rimedi che le donne hanno il dovere di porre in essere per tutelarsi, per far sì che le cose cambino, perché non c'è migliore difesa a volte che l'attacco. Non sopportare, ma difendersi. C'è un corpo normativo importante che è entrato in vigore nel 2006, che è il codice antidiscriminatorio delle pari opportunità. È un dato normativo pensato ad hoc, è chiaro che va sfruttato in tutte le sue potenzialità. Ecco, proprio rispetto al quadro normativo, ci sono tantissime donne, perché parliamo appunto di donne, che non sanno a chi rivolgersi e soprattutto come affrontare una situazione in cui si viene molestate. Avvocato, il primo suggerimento che lei si sente di dare a una donna che subisce delle molestie? Allora, innanzitutto bisogna capire che ci sono tanti comportamenti che sono tutti inquadrati dal nostro legislatore in modo preciso. Parliamo di violenza sessuale, che è un reato, parliamo di molestie sessuali, che è un altro tipo di reato. E ovviamente la violenza è un reato più grave. Le molestie è un reato che ricomprende anche i semplici apprezzamenti volgari, scurrili, no? Che una donna non è tenuta a sopportare né nel luogo né sul posto di lavoro né altrove, perché quello che conta è il punto di vista della vittima. Un apprezzamento volgare può generare nei miei confronti umiliazione, e quindi è giusto respingerlo immediatamente. Per quanto riguarda la violenza, le condotte sono molteplici e ricomprendono anche, per così dire, gli atti preliminari, l'avvicinamento fisico, i palpeggiamenti,
un bacio rubato, questa viene configurata come violenza sessuale, un bacio ovviamente non rubato a chi non vuole essere baciato. Ecco, l'atto fisico, quando abbiamo l'atto fisico si passa dalla molestia alla violenza sessuale. Ci sono anche degli organismi che sono preposti a fare un po' da intermediari, no? Specialmente per quanto riguarda l'aspetto giuslavoristico. In Italia è prevista la figura della consigliera di parità, che può intentare direttamente la causa nei confronti del datore di lavoro dell'azienda per ripristinare e censurare il comportamento antidiscriminatorio, perché il codice delle pari opportunità ha fatto proprio questo. Quelle che sono previste come condotte agganciate a quei reati in ambito lavorativo automaticamente diventano condotte discriminatorie e quindi vengono sanzionati tutti gli atti collegati a una molestia sessuale e a una violenza o anche una tentata violenza, non è che deve essere per forza consumata. Non si deve consumare necessariamente. Non, assolutamente. Vengono posti nel nulla, sono atti nulli, per esempio un demansionamento perché io non voglio essere compiacente nei confronti del datore di lavoro, di chi per lui, è un atto nullo, un licenziamento nei confronti della dipendente che denuncia la molestia sessuale è un atto nullo. Ma si configurano sia nel civile che nel penale questi tipi di reati, quindi entrano entrambi i rami della giurisprudenza? Sì, la condotta penalmente rilevante è configurata al codice penale e quindi abbiamo parlato di violenza sessuale, articolo 609 bis del codice penale, e molestia in genere, tra cui la molestia sessuale, articolo 660 del codice penale. Per quanto riguarda invece le condotte discriminatorie, le stesse vengono tutelate davanti al giudice del lavoro e mediante le norme giuslavoristiche che le prevedono. Quindi c'è una doppia tutela, sì, in questo caso, però quindi con due processi che vanno a procedere parallelamente. Certo. Non c'è, insomma, in questo caso non vanno a intersecarsi, no, ma vanno in maniera parallela, due binari paralleli. Ci sono anche degli accordi sindacali molto importanti a livello europeo, quindi anche l'azienda, perché ci sono fenomeni, ripeto, questi numeri hanno riguardato e riguardano anche le grandi aziende. L'azienda che pone in essere con una certa frequenza condotte di questo tipo può essere anche bersaglio di una vertenza sindacale. Diciamo, se c'è un capo col vizietto, sì, prima o poi il capo verrà nella pianta organica dell'azienda, alcuni soggetti che possono, no? Non deve essere per forza il capo, no? Possono porre in essere queste condotte, certo che possono agire anche i sindacati direttamente, quindi il lavoratore o la lavoratrice in questo caso deve attivare tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per difendersi. È chiaro che, come per i maltrattamenti in famiglia, non è facile, è una sfera personalissima, è una sfera dove subentrano tante componenti emotive che limitano la reazione pronta e aggressiva della vittima. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto, da donna in questo caso a donna. Abbiamo quasi noi donne una soglia di sopportazione fin troppo elevata, perché bene o male, insomma, l'apprezzamento, l'avance, ormai tutte noi donne siamo soggette a questo tipo di comportamento da parte dell'universo maschile. Forse non ci facciamo più caso, forse per noi è diventata la quotidianità, per cui è come se dessimo quasi agio agli uomini di potersi comportare in questo modo, quindi a volte non ci accorgiamo se viene superato il limite, perché è entrato nella routine. Anche questo tipo di atteggiamento magari da parte di noi donne è sbagliato. Sì, prevenire è meglio che curare, specialmente in queste condotte, no? Dove ci sono poi delle lesioni fisiche o psichiche. È vero, la donna sopporta, la donna è paziente, la donna è resistente nel tempo. Ma non vuol dire che sia però complice o che sia d'accordo. No, assolutamente.
come dire, delle volte facciamo cadere, no, l'apprezzamento fuori le righe, perché non si vuole mettere in imbarazzo la persona che lo ha fatto, no? Magari la donna pensa l'ha fatto perché è stato un episodio, perché spero che domani non lo faccia più. Ecco, magari è possibile questa evenienza, che si tratti di un episodio circoscritto, tutti noi possiamo, no, andare fuori misura eccezionalmente, non per questo dobbiamo essere perseguitati, però quando l'apprezzamento si ripete può essere indice di una condotta che vada oltre l'apprezzamento. Quindi un campanello d'allarme. Può essere un campanello d'allarme e vanno prese le contromisure, cioè, senza drammatizzare, cercare di arginare, di anticipare con delle condotte che siano ovviamente sempre conformi e senza avere il timore di subire dei danni che riguardano la sfera lavorativa, bisogna cercare di reagire. Ecco, a questo proposito io ho fatto un po' un'indagine rispetto ad alcune donne che hanno subito delle molestie sul lavoro. Come diceva lei giustamente, non è facile parlarne, molte se ne vergognano, sbagliando, ma quello è un mio parere totalmente personale. E c'è stata una donna che mi ha raccontato la sua storia. Quando le ho chiesto se era disposta a rilasciare un'intervista, mi ha detto in maniera molto candida no, però ci ha scritto una lettera. E mi ha detto non me la sento neanche di leggervela, perché non voglio espormi neanche con la mia voce. Quindi sentirete la mia voce, a dire il vero, anche un po' emozionata nel leggerla, perché non mi ha lasciato totalmente indifferente. Allora chiedo a lei e ai nostri telespettatori di ascoltare questa prima parte della lettera di questa donna e poi insieme ne parleremo. Sentiamola. 20 anni di studio, di sacrifici miei e della mia famiglia, di notti insonni a preparare interrogazioni prima ed esami all'università poi, per raggiungere la meta tanto desiderata, la laurea. Quel famoso pezzo di carta che mi avrebbe aperto le porte del mercato del lavoro, mi dicevano tutti. Ma a che prezzo? Troppo caro per i miei gusti. Dopo centinaia di curriculum inviati e non so più quanti colloqui, finalmente arrivò la grande occasione. Ero entrata nello studio professionale di prestigio. Avevo coronato il mio sogno. Certo, inizialmente, non avendo grande esperienza, sarei stata assistente del capo, ma poi avrei camminato da sola e seguito i clienti nelle loro scelte. Ero emozionata. I primi tempi tutto sembrava scorrere liscio. Non mi avevano preoccupato le domande iniziali del tipo «sei sposata?», «hai figli?», perché a noi donne le fanno sempre. Serve a capire che disponibilità di tempo dai all'azienda, ed io ero, anzi sono ancora giovane. Volevo far carriera, la famiglia poteva attendere. Il mio lavoro iniziava alle 9 del mattino e non c'era una fine vera e propria della giornata. Poteva capitare il pranzo con i colleghi, il sopralluogo dai clienti, la riunione fino a tardi col capo, la scelta dei materiali con i fornitori, insomma tutto un susseguirsi di appuntamenti in divenire. Ma erano le cene improvvise sempre più frequenti che iniziarono a insospettirmi. Quasi ogni sera veniva fuori un imprevisto che mi costringeva a fermarmi per discutere di qualche cambiamento improvviso, che finiva sempre con «mangiamo qualcosa? Panino? Pizza? Ristorantino?». La cosa strana è che eravamo sempre io e lui. Mentre la moglie chiamava sul cellulare e lui dal tavolo del ristorante rispondeva «siamo in riunione, tesoro, faccio tardi». All'inizio pensai fosse quasi normale, mi diceva che a casa lo aspettavano una moglie frustrata e due piccole pesti che lo facevano impazzire e preferiva cenare con me con calma, ma poi divenne quasi un obbligo. Durante questi straordinari non si parlava mai dei clienti che dovevano essere il motivo del mio essere ancora lì. Il discorso cadeva sempre sulla mia vita privata e sulle mie ambizioni. «Se vuoi fare carriera ed avere i migliori clienti, devi scioglierti un po', mi diceva. Basta con questi pantaloni, sii più femminile, più donna». Nel nostro settore chi caccia i soldi sono i maschi e devi convincerli con tutte le armi che hai. Dovevo capirlo subito e invece lo ascoltai. Modificai stupidamente il modo di vestire e cambiò inevitabilmente l'atteggiamento dei colleghi nei miei confronti.
Erano passati quasi 4 mesi da quando lavoravo lì. Avrei dovuto ormai poter essere autonoma e invece il legame con il grande capo era sempre più pressante. Un giorno, durante una riunione a mia insaputa, annunciò a tutti che mi promuoveva suo assistente personale e che avrei seguito con lui i maggiori clienti dello studio. I colleghi mi guardarono con odio e disprezzo. Io pensavo fosse merito delle mie capacità. Col tempo, seppi che tutti pensavano che avessi sfoderato ben altre doti. E questa è solo la prima parte, la vedo perplessa, avvocato, forse già dall'inizio del colloquio. Non è facile. Immagino la seconda, la delusione, arriva subito, no? Io sono donna. Già il fatto stesso di sentirsi chiedere, vabbè, lo fanno un po' tutti ormai nei colloqui di famiglia, nei colloqui di lavoro, hai famiglia, sì. Sei sposata, lo dice anche la lei. Ce lo chiedono sempre a noi donne, perché bisogna capire che disponibilità si ha nei confronti sì. dell'azienda, ma questo non vuol dire insomma che io sposi l'azienda a prescindere. Ma io penso che le persone che hanno un appagamento personale e familiare abbiano anche una migliore resa sul posto di lavoro. E il fatto che ci siano delle impellenze che riguardano i figli piccoli è anche circoscritto nel tempo, è veramente da ignoranti, discriminare le donne rispetto agli uomini. Le donne hanno una resa migliore se solo si organizzasse meglio il tempo a disposizione, si rendesse compatibile quelli che sono gli impegni familiari con l'impegno lavorativo. Quindi la domanda sulla famiglia. Una persona che ha una famiglia da mantenere è anche più stimolata a lavorare. La vedo veramente fuori luogo sul tipo di disponibilità, perché qualsiasi donna che si approccia nel mondo del lavoro sa che deve dare una disponibilità e che non è che possiamo opporre i figli ogni momento per prendere permessi o per non andare al lavoro, ma lo sappiamo tutte, siamo donne del 2018 e anche le giovanissime lo sanno che devono dare una disponibilità, per cui bisogna veramente andare avanti. Le risposte alle domande sulla famiglia io le voglio intendere così, non posso pensare, no, che ci sia ci sia altro dietro. Assolutamente. In questa prima parte della lettera, poi appunto questa nostra amica, definiamola così, sì, ci certo. racconta appunto che di queste scene improvvise e soprattutto di lui che rassicura la moglie dicendo sono in riunione. Le bugie denotano la non verità, la non correttezza del soggetto. Nel senso, alla moglie dice siamo in riunione mentre è a cena con una dipendente a cui non parla di lavoro, di problematiche di lavoro. Premesso che una cena con un collega o con un datore di lavoro è legittima, può avvenire, anche più di una, perché uno può confrontarsi su determinati argomenti, dipende anche dal tipo di lavoro, però è chiaro che quello era un indice di allarme importantissimo, soprattutto le bugie non depongono bene, no? Ma anche quando le chiede di essere più femminile, di smettere di indossare i pantaloni, può farlo questo un titolare? Assolutamente no. Assolutamente no, se non è previsto un dress code, insomma. Se non è prevista una divisa lavorativa che è collegata alla tipologia di attività che viene espletata, oppure non ha una logica rispetto all'attività, cioè, facciamo un esempio, no? Un esempio chiaro, le hostess sugli aerei hanno tutti lo stesso tipo di vestito, ma quella è una cosa diversa, non è che io devo mettere i pantaloni piuttosto che la gonna e lo deve dire il mio datore di lavoro, assolutamente no, anche quello è un indice di qualcos'altro, perché non è vero che i clienti si approcciano a un'attività professionale per in base alla scollatura o alla minigonna. Certamente, diciamocelo. Perché richiedono delle prestazioni di un certo tipo e qualificate, e quindi non saranno la gonna o i pantaloni a porre in essere le prestazioni, no? Bensì il cervello.
Diciamo che la logica vorrebbe questo, a volte purtroppo ci scontriamo invece con degli uomini che il cervello evidentemente non lo mettono in funzione, non sempre. E mentre continuiamo con la nostra chiacchierata, io chiederei in regia se riusciamo a metterci in contatto con il nostro ospite telefonico, così noi invece continuiamo ad analizzare questa prima parte di questa lettera che, ripeto, io l'ho trovata molto inquietante e che purtroppo, insomma, nel suo sviluppo e poi nell'epilogo, che è facilmente intuibile, non è che, insomma, prosegua in maniera più simpatica, mettiamola così. Quello che mi ha fatto poi anche molto riflettere era questa promozione improvvisa che lei ci racconta, inaspettata, cioè c'è già questo sbalzo in azienda. Pronto? No, questo sbalzo di carriera così, d'amblè. Eh sì. Il datore di lavoro fa leva su quelle che sono le aspettative e le ambizioni di questa giovane professionista e quindi, al fine di accorciare forse i tempi, perché la ragazza magari non aveva dato, a parte la cena, non aveva dato margini ancora. Al di là, ecco, del cambio d'abbigliamento, che ha dichiarato appunto aver comunque seguito i consigli del capo, quindi forse aveva... l'ha intesa come una compiacenza. Certo. Ma fino a quando andavano a cena il datore non ha fatto le avance, no? Sono stati molti incontri, parla di molte cene, quindi la ragazza aveva una sua chiarezza di comportamento, perché altrimenti l'approccio fisico no? Sarebbe stato più veloce. E io credo che il datore di lavoro cerca proprio di accorciare i tempi del corteggiamento, da vecchio marpione, mi perdonerà la di accorciare, cioè, bravissima, proprio di essere troppo diretta e franca, però, cioè, sono quelle cose, mi dà proprio l'idea di un quadro proprio chiaro e specifico. Certamente, cioè, io pian piano ho già studiato tutto, perché ti porterò al punto che non potrai dirmi di no, perché ti porto a cena, ti faccio sentire importante e ti promuovo. Senza contare che l'effetto nell'ambiente lavorativo di quella promozione, che, no, tanto aspettata dalla nostra amica, si rivela un boomerang, perché siccome il marpione, come l'hai chiamato te, era conosciuto dagli altri colleghi, hanno subito tratto le conclusioni. Quindi un'ulteriore umiliazione nei confronti della nostra amica. Sì, perché se da un lato appunto c'è una situazione di promozione da parte del capo, dall'altra sì, insomma, si fa fronte comune contro la nuova arrivata. Certo. Abbiamo in collegamento la dottoressa Marina Simonetti della What Women Want, pronto? Sì, buongiorno. Benvenuta in diretta, dottoressa. Io non so se ha avuto modo sinora di seguirci rispetto all'argomento che stiamo trattando. Sì. Perfetto, sì. Quindi può anche lei dare un'opinione rispetto alla prima parte della lettera che abbiamo letto? Guardi, insomma, la lettera, come dire, è semplificativa di un mondo che i dati, insomma, ci riportano con un'estrema drammaticità, che è quella appunto a cui tra l'altro faceva anche cenno l'avvocatessa in studio. Insomma, sono tantissimi, sono oltre 1 milione, insomma, i casi di molestie sul luogo di lavoro subite dalle donne, che purtroppo corrispondono a un modello ancora di come dire, di visione patriarcale del rapporto anche all'interno dei luoghi di lavoro, laddove ovviamente la donna è spesso oggetto di ricatti anche a sfondo sessuale, per poter come dire, consentire condizioni di espressione anche all'interno del mondo lavorativo. E questo è un fatto drammatico, che tra l'altro, voglio dire, anche recentemente, come sappiamo, ha avuto una sua denuncia eclatante nel mondo del cinema, nel mondo dello sport, nel mondo in tutto, diciamo, gli ambiti lavorativi. Lo sappiamo per esperienza nelle nostre associazioni di donne, lo sappiamo per esperienza nei centri contro la violenza alle donne, lo sappiamo per tanti anni di militanza nelle associazioni femminili. C'è quindi certo, la lettera è semplificativa, appunto, è drammatica,
nel suo essere semplificativa, di un mondo che ancora esiste, che è ancora duro da sconfiggere, nonostante le leggi, come giustamente richiamava l'avvocatessa. Assolutamente sì, perché al di là poi della presa di coscienza delle donne che forse anche con molte difficoltà, ancora con reticenza, stanno cercando di venire fuori, di denunciare, quindi di parlare, di raccontare le loro storie affinché si riesca a trovare i giusti strumenti fra appunto le leggi e anche le associazioni o comunque tutti quelli che sono gli strumenti di supporto per seguirli in un percorso anche di recupero, perché poi si tratta di veri e propri traumi. C'è secondo me ancora da lavorare sull'educazione della popolazione, di uomini e donne, perché perdonatemi se lo dico, forse in questo momento lo faccio da donna e da mamma, siamo noi madri che educhiamo i bambini, i futuri uomini, i futuri mariti, i futuri padri, quindi forse dobbiamo rivedere un po' tutta la società, lei che ne pensa? Ho perso. Sì, rivedere tutta la società è una bella sfida. Sì, è un po' utopistico, mi rendo conto, però magari. No, non è affatto utopistico, nel senso che, voglio dire, in questa trasmissione parlare di cambiamento della società, insomma sì, è una bella sfida, una bella. Facciamo nel nostro piccolo, lanciamo un sasso. No, sono convinta. Cioè, noi lavoriamo, noi associazioni di donne lavoriamo in questa direzione da tantissimi anni. Sì, c'è bisogno di molta educazione, c'è bisogno di molta diffusione della cultura, del rispetto di tutte le persone, di tutte le individualità, siano esse appunto donne, uomini, a prescindere dall'orientamento sessuale, a prescindere dalla provenienza etnica, a prescindere dalle capacità e abilità, no? Ad esempio tutta la questione che riguarda la tutela delle persone disabili, insomma, delle disabilità. C'è bisogno di una cultura del rispetto, questa della questione del rispetto delle donne è ovviamente una questione urgente, emergente, che come sappiamo, insomma, poi soprattutto riguarda tutte le questioni che attengono alle esplosioni di violenza, no? Che si stanno sempre più determinando in questo mondo. Laddove però appunto c'è un'espressione di impotenza, tra virgolette, di un certo modello di concezione della relazione tra i sessi, che di fronte a una ovviamente affermazione di individualità e personalità della donna risponde, la sto facendo ovviamente semplice e sinteticamente, risponde con queste forme di sopraffazione. Che appunto attengono alla famiglia, attengono alle relazioni familiari, attengono alle relazioni tra coppia, attengono alle relazioni anche nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro le questioni di discriminazione sono operate sia attraverso i ricatti sessuali, ma sia spesso e soprattutto attraverso il non riconoscimento della professionalità femminile. Sappiamo bene quanto ancora sia alto il gap tra posizioni conquistate dal mondo maschile e posizioni dirigenziali, apicali nel mondo della pubblica amministrazione così come del privato, sia appunto appannaggio del mondo maschile, quando invece sia ancora impedito l'accesso alle donne. Perfetto, dottoressa, io... Noi donne siamo, da supporto alle funzioni dirigenziali, ma dobbiamo fare in modo di diventarne attori protagoniste anche noi. Io la ringrazio, le chiedo scusa per averla interrotta, ma abbiamo un tassativo di pubblicità che incombe su di noi e ci risentiremo presto, magari con l'augurio e l'auspicio di averla qui direttamente nei nostri studi. Grazie intanto per essere stata presente. Grazie. Una buona giornata. Ci fermiamo quindi per la pubblicità, ritorniamo subito dopo ancora in diretta per la seconda parte di Linea Rovente. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Siamo ritornati in studio in diretta qui con Linea Rovente. Stiamo parlando delle molestie sul lavoro e del come difendersi. In compagnia dell'avvocato Bianca Zuppi stiamo appunto analizzando quelle che sono le situazioni che si possono creare, che possono nascere sui luoghi di lavoro, e lo stiamo facendo anche grazie alla testimonianza di una donna che ha vissuto sulla propria pelle proprio una situazione del genere. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo ascoltato un primo pezzo della sua lettera dove appunto ci ha raccontato l'inizio del suo lavoro, e adesso nella seconda parte ascoltiamo insieme lo sviluppo e poi l'epilogo. In azienda non mi parlava quasi più nessuno, ero diventata una sorta di appestata. I compiti che chiedevo di svolgere venivano puntualmente disattesi e dovevo fare io tutto il lavoro perché c'era sempre qualcosa di più urgente. Intanto iniziò l'attacco del capo. Cercava il contatto fisico ad ogni occasione. Apprezzamenti pesanti, doppi sensi imbarazzanti, anche davanti ai clienti e amici suoi, finché un giorno, in pausa pranzo, quando in studio non c'era quasi nessuno, l'aggressione. Entrò nel mio ufficio, chiuse la porta dietro di sé e si diresse alla mia scrivania. Mi saltò addosso in un attimo, tanto da non riuscire a rendermi conto di cosa stesse accadendo. Furono attimi che sembrarono eterni. Avevo le sue mani dappertutto, cercava di baciarmi e tutto il resto. Non so bene come, ma riuscì a divincolarmi, nonostante fossi incredula e sotto shock. Presi la mia borsa e scappai via. Non andai al lavoro per 2 giorni. Mi fece chiamare poi da una collega, comunicandomi che avevo delle ferie da smaltire e che potevo restare a casa per 10 giorni. Me lo disse quasi ridendo. Lì per lì non compresi. Ne approfittai. Non raccontai a nessuno quanto accaduto. Mi sentivo in colpa, sporca. Ero stata io a provocare tutto questo. Non lo avevo fermato in tempo. Non avevo riconosciuto i segnali. Al mio rientro ero pronta ad affrontarlo, a urlargli in faccia tutto il disprezzo. Lo avrei fatto davanti a tutti. Quando tornai, il mio ufficio non era più quello. Per un calo improvviso del lavoro mi veniva proposto di restare in azienda, ma con mansioni da segretaria. Del resto era ancora un contratto a progetto, quindi potevano cambiare le mie mansioni. Accettai, ma furono i giorni più lunghi della mia vita. Non gli avrei mai dato la soddisfazione di licenziarmi. Non potevo rimetterci anche la disoccupazione, ma iniziai a rispettare gli orari di lavoro. 4 ore part-time, come da contratto, non un minuto di più. Lo evitavo come la peste. I rapporti con i colleghi ridotti al minimo. Finito il contratto, sono scappata via. Denunciarlo sarebbe stato inutile. Ora faccio la commessa in un negozio di abbigliamento. Siamo tutte donne, perché io, con gli uomini, per adesso, non ci voglio lavorare. Io con gli uomini per adesso non ci voglio lavorare. Non è facile superare il trauma di questo tipo. La signora, la nostra amica, ha subito una violenza. Come ho detto prima, ho fatto una distinzione dalle molestie. Prima ha subito le molestie, gli apprezzamenti imbarazzanti anche davanti ai clienti, e dopo ha subito una vera e propria violenza, perché ripeto, si parla già di violenza nell'approccio, nel contatto fisico, nel palpeggiamento, anche, come dire, i preliminari a quello che è un atto sessuale vero e proprio. È chiaro che è rimasta traumatizzata, perché sul posto di lavoro una doppia fragilità, la fragilità della dipendente, la fragilità dell'essere donna. La nostra amica è stata ferita in quelle che sono le sfere personalissime più delicate di una persona. È normale che ha questo atteggiamento di repulsione nei confronti del sesso diverso, ma quella è l'incomunicabilità tra i sessi, è anche una delle cause di questi atteggiamenti aggressivi e prepotenti. Quindi non lo reputo una condotta che l'aiuterà più di tanto. Mi dispiace, ma è un suo diritto che non abbia denunciato. Capisco la sua valutazione, ma non la condivido. Io sono per la denuncia, perché nessuno denuncia e tutti i reati continuano all'infinito. Anche perché questo capo avrà adesso una nuova assistente e che magari... Certo, le battaglie vanno portate avanti con rigore, perché sono battaglie, con serietà, con valutazione ponderata delle circostanze e degli interessi da tutelare, perché non significa
che dobbiamo andare a fare la guerra al sesso maschile, che sia chiaro, o a tutti i datori di lavoro. Vanno valutate con attenzione, vanno sottoposte all'attenzione dell'autorità giudiziaria che a sua volta farà un'altra valutazione, ma non denunciare significa lasciare le cose come stanno. Ripeto, rispetto e capisco la determinazione della nostra amica di cambiare lavoro e di non fare nulla, ma non la condivido. Ecco, se dovesse cambiare idea, che tempi ci sono per denunciare? Per denunciare una violenza sessuale ci possono passare al massimo 6 mesi. Dopodiché non è più possibile, no. È come se cadesse in prescrizione il reato? Non è che cade in prescrizione il reato, il problema è che è una sfera personale, il legislatore ha affidato alla persona offesa questo tipo di valutazione. Una volta che uno valuta di non voler procedere, e poi il tempo scaduto fa decadere da questo diritto di procedere. Quindi se io mi sveglio invece dopo un anno e mezzo, 10 anni, 20 anni, come il caso appunto di Asia Argento, in Italia non posso più denunciare? No, in questo caso no. Non, se è un reato che è perseguibile a querela, denuncia a querela, è chiaro che non posso riesumarlo, per così dire, come è stato fatto nel caso degli Stati Uniti. Sì. Del resto, perché aspettare tanto? Mi chiedo. Sì, meglio tardi che mai, però c'è anche un principio importante, che è l'attualità della pena. La condotta deve essere repressa, no? Il comportamento deve essere rieducato per tempo. Non so quante mila attrici ha molestato il produttore americano, perché una reiterazione del reato ripetuta, insomma. Ecco, non... ecco, cioè, che senso ha aspettare tutto questo tempo? Si consolida il convincimento della liceità di un comportamento in capo a chi lo pone in essere. Cioè, non dà aiuto a nessuno, ripeto, può esserci il momento di una persona che normalissima e correttissima abbia un atteggiamento eccezionalmente, ma chi è che non perdona queste cose? Chiedo scusa, si capisce benissimo quando abbiamo a che fare con un molestatore, con un prevaricatore, con un datore di lavoro che abusa della sua posizione, piuttosto che con una persona che un giorno è su di giri e ha dei comportamenti diciamo un momento di defiance, definiamolo così. La defiance è una cosa, è più o meno, insomma, può capitare nella vita, nessuno è infallibile, il molestatore seriale o comunque quello che ce l'ha, il famoso vizietto, il marpione come l'abbiamo definito prima, è tutt'altra cosa. Sì, è chiaro, un conto, un apprezzamento non proprio gradito, un complimento che magari a chi lo riceve non sembra tale, ma ed è chiaro che poi ripetere la stessa parola significa andare a voler porre in essere una condotta. Si configura anche un altro reato in quel caso? Allora, la molestia, abbiamo fatto una differenza tra molestia e violenza. È chiaro che le molestie, se superano una durata temporale e diventano persecutorie, diventano stalking. Quindi eventualmente c'è anche poi la possibilità di denuncia anche per stalking. Sì, sì. Ma le tutele invece? La tutela è una denuncia in un termine prescritto dalla legge, quindi un confronto immediato con un professionista o con un'associazione, come ha detto giustamente la dottoressa che abbiamo sentito per telefono, hanno un ruolo importantissimo per chi ha le idee confuse e non vuole confrontarsi immediatamente con un avvocato. Ecco, chiariamola bene questa cosa, perché probabilmente molti telespettatori e telespettatrici non conoscono questa formula, perché magari non sono sufficientemente spiegate. No, ma perché chi non ha l'avvocato in famiglia, ecco, deve andare a confrontarsi con un professionista che solitamente ha una sua rigidità di approccio, perché è così, che non conosce, a cui fa fatica a confidare queste cose. Ci sono tutte le associazioni a tutela delle donne nei vari campi, che invece si coadiuvano di psicologi, di professionisti di altro tipo, e
portano anche la vittima per gradi a una denuncia, alla convinzione di una denuncia, perché deve essere una convinzione sua, non può essere un convincimento altrui. E anche la consigliera di parità a cui ho fatto riferimento prima, sono tutte persone che aiutano, persone e organismi che aiutano la vittima a come dire, avere un quadro preciso degli strumenti e delle scelte che può fare in quel determinato lasso temporale. Lei per giunta ha fatto parte anche della Commissione regionale di pari opportunità, sì, in passato. La Commissione regionale di pari opportunità non ha compito identico a quello della commissaria di parità. Che specifichiamo proprio, anche. Sì, la commissaria di parità è proprio la sua attività è proprio tesa a eliminare e prevenire le discriminazioni in ambito lavorativo. La Commissione si occupa di più ampiamente del tema delle pari opportunità. È stata una grande esperienza in cui abbiamo affrontato anche le tematiche della violenza di genere, inducendo il Consiglio ad approvare una mozione per la costituzione della Regione Calabria parte civile nei processi dove vittime erano le donne che avevano subito violenza di genere, quindi con un atto importante anche, questo è un aspetto che abbiamo curato, a cui abbiamo tenuto molto, oltre che agli strumenti di democrazia paritaria, tipo la doppia preferenza, eccetera, eccetera. Volevo farle un'altra domanda, perché ovviamente nel momento in cui la vittima decide di affrontare il processo, si apre poi tutto uno scenario intorno a lei. E certo, il processo è un processo, ma chiunque come dire, supporta la vittima, la informa di quello che succede. Una volta che si fa una denuncia si mette in moto un meccanismo giudiziario che ha un inizio e una fine, a volte anche piuttosto lunga, è un'attività che dovrebbe essere magari più svelta, ma la giustizia ha necessità di alcune tempistiche. È chiaro che vanno affrontate alcune cose, è chiaro che ci sono delle situazioni sgradevoli, è chiaro che poi le accuse vanno ripetute nell'udienza, che per quanto possa essere celebrata a porte chiuse è sempre un'udienza, un processo è un processo. Una sorta di pubblicizzazione di quello che è un evento che afferisce alla vita personale c'è. Lei ci ha portato anche degli altri dati, sì, rispetto... Sì, ho fatto diciamo una breve ricerca e ho visto che la soglia è molto alta, tant'è che è recentissima una risoluzione del Parlamento europeo che è intitolata proprio Tolleranza Zero, sempre tesa alla tutela delle donne contro le molestie sessuali in genere, molestie e violenze sessuali, e in particolare contro le molestie sul posto di lavoro. Ricordo che non è un fenomeno squisitamente italiano, perché quello che è giusto è giusto. Anche i paesi dove la democrazia paritaria è una realtà hanno moltissimi fenomeni di questo tipo. Penso alla Svezia, che ha delle percentuali altissime. E come possiamo immaginare, le cose forse non sempre sono connesse. Il fatto che le donne in Svezia accedano a tutte le cariche pubbliche, abbiano uguali diritti in ambito lavorativo, non significa che non subiscono violenze. Però con molta probabilità in Svezia denunciano di più, se abbiamo dei dati più alti lì. Cioè, quindi l'apertura mentale della Svezia in questo caso si palesa anche con il numero maggiore di casi denunciati. I casi denunciati sono maggiori forse anche rispetto alle minori denunce che vengono fatte in Italia. Sì, è possibile. Questo diciamo, è un ipotizziamo. È ipotizzabile, non sono in grado di dirlo, però sì, è possibile. Perché da noi comunque, ecco, il discorso che facevamo anche prima,
continua a esserci questa omertà, questa paura, laddove non riusciamo a tirare fuori il coraggio di denunciare, di raccontare, di confidarci, perché continua ad esserci il timore di essere state noi ad aver attirato l'attenzione da parte del molestatore, ad essere state la causa del nostro essere vittime. E può anche incidere il fatto che una volta appunto che si denuncia, la denuncia non è più ritirabile? No, non credo. Non credo sia questo. Credo che sia una scarsa fiducia nella giustizia. L'ha detto lei, io lo pensavo. Ma non lo dico da avvocato, perché sono cose che tocco con mano, però nella giustizia bisogna avere fiducia. La giustizia, il nostro sistema giudiziario, giuridico, comunque un sistema importante. Certo, le defaianze possono esserci, i problemi possono esserci, in alcuni periodi storici ci sono stati più che in altri. Purtroppo non abbiamo questa immediatezza di tutela in alcuni casi, e penso ai femminicidi, no? Bisogna comunque avere fiducia nella giustizia, perché guai a non averne. La giustizia si indebolisce a fronte dei carnefici e degli aggressori. Bisogna avere fiducia nella giustizia e fare le denunce. Mi viene in mente anche un'altra frase che la nostra amica mi ha detto ieri, quando io le ho detto: ma perché non hai denunciato altro? Fra le varie cose che lei mi ha addotto come scusanti, mi ha detto: Ale, ma chi mi avrebbe più presa a lavorare se io avessi fatto una denuncia del genere? Quale titolare si sarebbe più fidato di me? Anche questo potrebbe essere un motivo per tacere. Ma questo è un altro risvolto della mancanza di fiducia nella giustizia. Cioè, una volta acclarato, non è che tutti i titolari sono dei molestatori o dei violentatori. Una volta acclarato che il precedente titolare si è reso responsabile di reati, di condotti che configurano dei reati, perché non avrebbe dovuto essere presa la nostra amica? Perché lei pensava, mi perdoni se la interrompo, che comunque rimani quella marchiata come quella che ha denunciato il capo. Il capo. Un po', ripeto, come ho detto prima, la capisco, non condivido, io avrei fatto una denuncia al posto suo, piuttosto che rinunciare ai miei sacrifici. Però la capisco, è un suo diritto, è una sua volontà che va rispettata. Ecco, nel caso, sicuramente lei ci starà guardando in questo momento, nel caso appunto non fossero passati i 6 mesi, anche se credo siano abbondantemente passati, però diciamolo sempre, a chi si deve rivolgere o a chi si può rivolgere. Ripeto, ci sono i professionisti, ci sono i miei colleghi che la guideranno, la maggior parte egregiamente, nella direzione giusta, e ci sono le associazioni a tutela delle donne, c'è la consigliera di parità, può chiedere alcune informazioni, può denunciare la condotta affinché venga valutata dal punto di vista lavoristico. Ma è vero che bisogna poi trovarsi delle prove a supporto? Ma non è vero assolutamente niente. La vittima, quello che dice la vittima, viene sempre adeguatamente valutato. È chiaro che sulla vittima va fatta una valutazione sull'attendibilità, perché denunciare significa anche verificare, no? Dopo la denuncia segue l'attività di indagine, che verifica, e poi segue il processo, che compie un'ulteriore verifica dell'attendibilità della denuncia e di tutti gli altri elementi che sono confluiti nel processo. È chiaro, le persone, i singoli cittadini non sono degli investigatori, non è necessario che girino col registratore, ma possono farlo se è a tutela dei propri diritti, anche quella è un'attività, ma non devono per forza procurarsi delle prove. Anche i carabinieri, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria, le indirizzano le vittime nella direzione giusta, perché no?
quindi comunque c'è tutta una situazione di supporto. Sì. Un'ultima domanda, perché ci avviamo verso la chiusura, ecco, infatti siamo proprio in chiusura, proprio al volo un dato secco: le pene che vengono solitamente comminate a chi fa questo tipo di reato, compie questo tipo di reato? Allora, le pene, il reato di molestia è un reato contravvenzionale non severamente punito. La violenza sessuale è un reato grave, prevede una pena da 5 a 10 anni di carcere. Certo, non saranno pene che risolvono i problemi grossi, però sono sempre dei deterrenti importanti. Potrebbero essere aumentate per migliorare i costumi della nostra società. Io la ringrazio, avvocato, per essere stata qui con noi, per averci spiegato meglio e per averci condotto per mano all'interno di quello che può essere a volte un percorso veramente contorto e incomprensibile. Termina. Grazie e buona giornata della donna a tutti. Grazie a lei. Termina qui per il momento l'appuntamento con Linea Rovente. Noi, se vorrete, ci ritroveremo presto ancora con altri appuntamenti, sempre qui in diretta dagli studi di Terni. Buona giornata a tutti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.